Sì, purtroppo è stata una partita che è andata così. Io ho sfruttato l'occasione, ho dato del mio meglio e al di là del gol, sono contento della prestazione sia mia che dei miei compagni perché tutti abbiamo dato tutto per la maglia e secondo me è la cosa più importante. Filippo Melegoni non giocava da diverse settimane e tra l'altro nelle ultime ore si era parlato di un tuo possibile, probabile ritorno a gennaio all'Atalanta. Ora questa prestazione, la prestazione di questa sera, il gol ti restituiscono fiducia in vista del futuro e poi qual è la tua volontà, quella di restare a Pescara fino al termine della stagione? Sì, assolutamente, penso, l'ho detto sin dall'inizio che il Pescara è un'ottima società, appunto punta sui giovani. Ci sono state un po' di dinamiche per il quale non ho più giocato, però il mister mi ha sempre tenuto in considerazione e quando mi mette in campo io cerco di dare il meglio di me stesso. Facciamolo allora un po' di fantamercato, Filippo, perché il presidente ha ribadito anche questa sera che non si muove nessuno, però i siti specializzati dicono che ha il gradimento di Allegri alla Juventus. Sì, io questo non lo so, probabilmente gestirà tutto il mio procuratore e queste voci di mercato, però io diciamo che mi concentro su dove sono ora e per la maglia con cui gioco, poi quello che verrà lo vedremo. Dal mercato al calcio giocato, perché questa sera è arrivata la terza sconfitta della stagione. Pescara, che non è più la squadra, ne parlavamo anche con il tuo compagno Ciofani qualche minuto fa, non è più la squadra delle prime giornate di campionato. Flessione di gioco e anche di punti, secondo te perché? Beh, più che non è la squadra di gioco, ci sta che durante l'anno ci sia un po' delle divergenze, un po' di cali, però io ho visto la squadra affiatata e grintosa come sempre. Oggi abbiamo dato tutto. Purtroppo ci sono stati due episodi favorevoli a loro e questo ha portato alla vittoria, però la squadra secondo me c'è ancora. Il gol è tuo, raccontacelo. Beh, è arrivata la palla e ho visto uno spiraglio per provare il tiro e in allenamento ci alleniamo molto, anche io mi fermo molto a calciare e penso che la ripetitività del gesto poi dia i suoi risultati. Tu hai un gran gol, però a proposito di gol, anche questa sera la squadra ha dimostrato di avere qualche difficoltà a finalizzare le occasioni, a tirare verso la porta avversaria, anche perché Gabriel non ha dovuto effettuare nessun intervento. Come mai? Sì, forse è un po' questo che ha causato, diciamo, il calo della nostra squadra, anche se non lo chiamerei calo, però dobbiamo finalizzare di più, arrivare più cattivi, però ci alleniamo molto e questo arriverà. Melegoni pensa che con la prestazione di questa sera abbia dato un segnale importante a Pillone, nel senso che quella maglia da titolare non vuole lasciarla? Beh, ovviamente io faccio il mio meglio per ambire alla maglia da titolare, le scelte poi le farà il mister e io sarò pronto a rispettarle. In tutti e due i casi io darò sempre il massimo negli allenamenti e quando verrò chiamato in causa. Nel momento più delicato della stagione, che comunque resta positiva a livello di risultati e anche di classifica, ora arriva l'anticipo venerdì prossimo la gara casalinga con il Carpi, a questo punto una partita da vincere a tutti i costi. Sì, siamo pronti noi, adesso comunque siamo ancora lì tra le prime, quindi non è che siamo scesi di tanto, ci gestiamo questa posizione e cerchiamo di ritornare dove meritiamo. L'ultima da parte mia, Filippo, proprio sul Carpi, è forse un po' la partita più delicata dell'ultimo periodo perché dovete dimostrare che il momento negativo è alle spalle? Sì, assolutamente, soprattutto perché giochiamo anche in casa e quindi dobbiamo dimostrare ai nostri tifosi che siamo la solita squadra e che quest'anno possiamo ambire a qualcosa di davvero grande. Grazie.